lo sai perché mangiano l'insalata i cannibali? Ma dai, che quella è vecchia. No, io non la so. No. Perché è condita. Ah! La gamba totalmente allungata sono 160 gradi. Dovremmo... 160? Ho detto una... Una strafaglia, 180. Ma infatti stavo zitta. Io stavo zitta, dicevo non è 90. Lui dicevo, vabbè. No, la 90 è piegata, allungata. 90 è pericoloso. No. Scusa, scusi, dottor Traverso. Scusi, dottor Traverso, ha notato l'ingegner Loris come adeguatamente attento alle sue proposte? E comunque stavamo parlando di gambe, non di braccia. Vabbè, non posso far vedere le gambe. Perché anche lui, come me, sotto non è vestito. Vestiti solo fino alla vita, sempre. Solo con il cappello vestito. Quando lui ci dirà che andrà a Nashville, ci infileremo nella valigia e andremo a Nashville con lui. Sarà una valigia un po' pesante, però... Al posto della chitarra ci infiliamo lì. Sai anche il contrabbasso, perché io non ci sto. Io la e no, e la domenica sai cosa mangio? La domenica? La zoppa inglese. Bruttissima! È un cibo tipico di quella zona. Ci sono dei granchi enormi che li usano un po' grigliati, un po'... come contorno nella pasta o con l'insalata, comunque è il cibo tipico di San Francisco. Ma guarda, io mi ricordo questo. Cioè, ciò che lui porta a casa dei viaggi è ciò che ha mangiato. E qui dovrebbe entrare bello, Daniele, no? Traverso, capito? Dovrebbe entrare Daniele Traverso. Anch'io, io ricordo, non ricordo i monumenti, ma ricordo c'era quel palazzo di fianco al ristorante, c'era quella torre di fianco al bar, cose di questo tipo. Come mi ricordo le grigliate di peperoni e cipolle, che sentivo un profumo quando andavi lungo la spiaggia, era una cosa incredibile. Vabbè. Cioè, era pronto a rubare i pesci alle foche, capito? Cioè, nel senso, cioè voleva spiaggiarsi con i leoni marini per approfittare e prendere il loro pesce. Niente, comunque... Bravo! Che bravo! Vai ginnastica! Vi dico questo, è talmente allenato che l'altra sera ne ha fatti una decina e quasi è venuto sul letto. Per cui qualcuno, non mi ricordo chi, gli ha detto comincia con le biro e poi pian piano cresci. Con le biro. Ci siamo? Vado. Salve a tutti carissimi amici, bentornati a un nuovo appuntamento con Country Live. No, non ci credo! Grazie a voi. Soprattutto il peso nel nostro caso. Si riferiva a me. Mi aggrego. Da due persone di spessore, fidati. A me mi hanno detto che mi vedono facilmente in pista, non so cosa intendevano. Siamo stati sui famosi trenini, quelli... che fanno le salite. Non sono trenini, ragazzi. Sono i famosi fan di San Francisco. Oh, signore. Per lui, per lui sono i trenini del parco, cosa vi devo dire? Cioè, non ce la possiamo fare. Loris era in un parco giochi, era in un parco giochi. Io non ce la faccio tutto... a fare le puntate con lui, io ve lo dico. O ci risepariamo, siete troppo belli voi due. Adesso mi inventerò qualcosa. Sembrate i vecchietti dei Muppet Show. Vi faccio il balcone la prossima volta. Quando sono andato in Texas ho trovato addirittura un'altra bandiera. Non è uno scherzo. È perché mi guarda male la Tiziana. No. Sotto la bandiera del Texas c'è una bandiera bianca con un cannone. E io non ho capito come mai. Ma il cannone inteso come arma o tipo Bob Marley, qualcosa del genere? Come arma, quelle di Willie Nelson. Mi viene in mente una volta in ascensore, sai che io sono abbastanza grossotto, no? C'avevo una magliettina con tutte le stemme del Texas e ora c'erano 3-4 signori anziani che parlavano fra loro e poi si rivolgevano a me e mi chiedevano delle cose e io dicevo... Dovevo capire tutto. Alla fine una mi guarda, mi ha fatto una domanda diretta
e io gli ho detto I'm Italian, no speak English. No, ah, e queste qui si sono guardate, mi ha detto ma no. A me sì, mi spatacolo. Allora, anche meno, eh. Sì, perché voi non lo sapete, ma noi abbiamo George e Mildred qui da noi. Una cosa che ho pensato di dire, infatti, che se eseguirete bene gli esercizi di Daniele, vi troverete il giorno dopo che non vi alzerete dalla sedia. Questo vuol dire che avete fatto bene. Perfettamente. È scappato un po' da ridere. Allora ragazzi, io devo avere il materiale per fare la puntata da mandare in TV, non per fare il backstage. Del backstage mi ho tantissimo. Che belli che siete. In Texas quando ordinavo le bistecche, siccome a me fa un po' senso il sangue, solo che non riuscivo a spiegarmi, e perché me le portavano sempre al sangue, allora a un certo punto gli ho fatto... Scusa Daniele che ti fermo, ma Loris ride e mi viene spontaneo chiedere cosa ha combinato. Come mai? Mi è venuto in mente un episodio a Nashville. Una sera ci siamo persi a Nashville perché cercavamo un locale, non l'abbiamo trovato, non sapevamo più dove andare. Allora il mio compagno di viaggio mi disse: senti da quei ragazzi, detto, ma come si dice? Digli, hey guys, no? E ti fai dire dov'è questo locale. Allora io vado là, hey gay! mi corro dietro, no gay, guys! Ovviamente prendo la fila di botte. E passiamo al nostro uomo di casa, senza dimenticare Loris, tagliala. E passiamo... Allora stai a posto. Mi sono abituato a minestrine pure nella cotta. Quindi... Ciao a tutti. Mia papà. Ho avuto un discorso molto preciso. Mia papà. Voilà. Respira. No, ciao ragazzi, vi saluto. Fuori. Mentre saluto questa storia. DJ Italian Country Family. Ciao a tutti, prometto di non scivolare più sotto la telecamera. Quindi un saluto a tutti. Spero di anche farvi divertire ogni tanto con queste mie gag. Comunque, un saluto davvero di cuore a tutti. Sei troppo forte.